Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, è motivo di grande gioia per noi lodare Dio nel momento in cui inauguriamo questo presepe. Esso ci ricorda che Cristo, eterno Figlio di Dio, fatto uomo nel grembo della Vergine, è immagine del Dio invisibile, segno e sacramento di Dio Padre. Egli ha detto: chi vede me, vede il Padre. Venerando questo presepe, eleviamo lo sguardo a Cristo, che vive e regna in eterno con il Padre e con lo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Papa nell'Angelus di oggi, terza domenica di Avvento, ha esortato tutti alla gioia, a una gioia che non è certamente dimentica di quello che stiamo vivendo. E questa l'occasione di un presepe in un luogo istituzionale, accanto alla sede del Comune, è un invito forte anche da parte delle istituzioni a credere fortemente nelle cose belle che abbiamo dentro. Per chi ha la fede in Gesù che nasce anche a Nardò, è un grande punto di riferimento. Vorrei dire quasi con una battuta: il vero vaccino per le malattie della nostra fede, per le nostre fragilità. Visitiamolo, facciamolo visitare e rendiamo grazie a chi ha lavorato per questo, perché ci dà la possibilità di mantenere vive le tradizioni, che non sono soltanto delle cose caserecce da tramandare da padre in figlio, ma sono i segni esteriori più belli delle cose belle che portiamo dentro. Per questo allora preghiamo. Padre amico degli uomini, noi ti ringraziamo perché ci hai donato come fratello e compagno nel nostro cammino il tuo figlio unigenito. Egli è nato sulla terra per parlarci di te e mostrarci che tu hai per ogni uomo e per ogni donna viscere di misericordia. Benedici questo presente e concedi a tutti coloro che qui contempleranno il mistero dell'incarnazione di riconoscere nel bimbo avvolto in fasce la tua grazia apparsa sulla terra. Te lo chiediamo per l'intercessione della Vergine Madre, nel nome del Figlio Gesù, il Principe della Pace, che è benedetto per tutti i secoli dei secoli. So